Ciao amici, oggi voglio condividere con voi uno studio importante per la salute maschile. Vieni squaletto, ascolta! Sì, chiamate gli uomini di casa. Si tratta di uno studio italiano che fa luce sulla salute maschile in generale, partendo da un disturbo che sembra specifico, ma che specifico non è. Volete saperne di più, vero? Intanto mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, la ricerca, durata 10 anni, è stata condotta dall'Università di Padova, da una equipe diretta dal professor Carlo Foresta, ordinario di endocrinologia, e si è focalizzata sul collegamento tra disfunzione erettile e salute in uomini tra i 35 e i 65 anni. Squaletto dice che è già un problema solo quello. Certo, ma non è isolato. I risultati dello studio parlano chiaro: la disfunzione erettile è un segnale di allarme che la situazione cardiocircolatoria è a rischio. Infatti, la correlazione tra questo disturbo e l'insorgere di cardiopatie, infarti e ictus è molto alta, perché le patologie delle arterie cavernose maschili sono collegate a problemi di carotide e arteria femorale. Cosa fare allora? Prevenzione. Il primo passo è fare prevenzione partendo da un'alimentazione sana. Sul mio canale trovate tanti consigli in proposito, basta iscriversi con un click. E già che ci siete, attivate le notifiche cliccando la campanella qui sotto. E se YouTube non vi avvisa, andate nella home del mio canale, perché pubblico video ogni giorno. L'altro passo importante è fare le visite di routine e tenere sotto controllo la salute degli organi maschili. Non trascuriamo i segnali che il corpo ci dà e pensiamo sempre alla salute in modo globale. Fai prevenzione consapevole e vivi meglio!